Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra video prova di Android Jelly Bean 4.2. Ci siamo presi un po' di tempo per provarlo, per testarlo a fondo, per vedere i vari bug, i vari problemi, la batteria quanto dura, eccetera eccetera. E adesso vi presentiamo la nostra prova in video su Galaxy Nexus. Abbiamo preferito il Galaxy Nexus al Nexus 7 perché su questo smartphone sono disponibili tutte le feature che invece su Nexus 7 non è possibile avere, più che altro per la mancanza della fotocamera posteriore. Ok, andiamo subito a sbloccare il device, vediamo. Non ve l'ho avviato, ma vi confermo che si avvia in minor tempo. Abbiamo subito una schermata della lock screen diversa. Come potete vedere abbiamo dei widget. Qua abbiamo il widget del orologio e della data. Ogni widget può essere ingrandito. Come potete vedere, io il widget posso allargarlo. Inoltre posso switchare tra i vari widget scorrendo il dito sulla parte destra o sinistra dello schermo. Qua posso aggiungerne, adesso le applicazioni stanno aggiungendo la compatibilità con Android 4.2 e stanno aggiungendo anche i widget nella lock screen. Come potete vedere abbiamo torcia, abbiamo NFC task manager e abbiamo quelli già presenti di sistema, messaggi, Gmail, calendar e l'orologio. Come potete vedere poi, sbloccando il telefono, non è più possibile avere la fotocamera tra le selezioni rapide del cerchio di sblocco, ma bisognerà andare a destra. Sinceramente avremmo preferito che rimanesse la selezione sul cerchio di sblocco, era nettamente più comodo e immediata come cosa. Visto che parliamo di fotocamera, direi di andare subito a vederla. Mettiamo un soggettino qua, la nostra solita spilletta di Android, mettiamone anzi due e andiamo nella fotocamera che cambia anche l'icona. La fotocamera è uno di quegli elementi maggiormente rinnovati. Abbiamo un'interfaccia più pulita e soprattutto una selezione rapida attraverso un cerchio delle selezioni, un po' come avveniva nell'interfaccia proprietaria dei tablet e smartphone Acer. Abbiamo la possibilità di passare dalla fotocamera anteriore a posteriore, di andare nelle impostazioni generali, della esposizione della luce, flash. Per esempio, se andiamo qua, ci aprirà un altro menu contestuale. Inoltre cambia anche il mirino, un po' più moderno, che può servirci per zoomare su un soggetto specifico. Inoltre l'autofocus individuerà più di un viso di una persona da mettere a fuoco, anche se messe a distanza. Andiamo a scattare. Ok, come potete vedere non c'è più il tasto in alto a destra per andare alla galleria, ma basterà andare a destra in questo modo. In questo modo si aprirà e qua abbiamo il tastino per le modifiche rapide alle fotografie. Abbiamo diversi filtri, le cornici, ritagliare, ruotare, specchio, esposizione della luce o effetti di ombre o di nitidezza. Ok, torniamo alla fotocamera che adesso presenta la fotocamera classica, la videocamera sempre in full HD, in funzione panorama e Photosphere. Photosphere cos'è? È una funzione
che permette, tramite la tecnologia molto simile a quella presente su Street View, di fare una combinazione tra varie foto a 360 gradi in altezza e in larghezza, in modo da inquadrare un intero ambiente e navigarlo liberamente con il dito. Andiamo a cliccare su la modalità Photosphere. Come potete vedere, mi si presentano dei puntini, mi dice dove andare, allinea per iniziare, vado a allineare, prima foto, adesso voi vedrete poco. Comunque il telefono mi guida nelle operazioni da fare. Andiamo a fare proprio un brevissimo Photosphere. Ok, ultimo. Ok. Stoppiamo, possiamo fare anche un panorama parziale. Torniamo indietro. Come potete vedere, nella tendina c'è la creazione del panorama in corso. Naturalmente più scatti produrremmo, più ci impiegherà a fare questo merge tra le varie fotografie. Quasi fatto, ok, andiamo nella galleria, fotocamera, e questo è il nostro Photosphere. Adesso l'abbiamo fatto molto velocemente, comunque in spazi aperti e ampi questa funzione è più accurata. Come potete vedere abbiamo qualche errore qua e qua di allineamento, ma andando un attimo velocemente questi errori sono più comuni. Ritornando alla schermata principale di Android 4.2, tiriamo giù la tendina e possiamo vedere che cosa? Questa nuova casella che ci indirizzerà a queste impostazioni rapide. Queste impostazioni rapide ci consentiranno di accendere o spegnere il Bluetooth, accendere o spegnere il wifi, la luminosità, impostazioni eccetera. Quello che vi volevo far notare è che secondo me è un leggermente da criticare di questa tendina è che tutti i tasti dovrebbero comportarsi come la funzione luminosità, ovvero luminosità mi apre questa tendina contestuale che posso gestire direttamente qua senza aprire il menu delle impostazioni, mentre se voglio attivare o disattivare il Bluetooth mi manda direttamente nel menu, cosa che è opinabile, perché per andare lì potevano lasciarmi questo tasto impostazioni e i passaggi da fare erano gli stessi. Altra novità, piccola novità che ho notato ma che apprezzo molto: io per disinstallare le applicazioni utilizzo il trascinamento, ovvero voglio disinstallare Final, questo giochino, lo trascino e lo disinstallo. In Android 4.1 era già possibile farlo, lo disinstallo. Ok. Lui cosa faceva in precedenza? Mi tornava sempre all'inizio dell'elenco delle applicazioni. Ora no, mi rimane nella posizione principale a cui era legata la posizione dell'applicazione disinstallata. Molto utile, perché noi, avendo tante applicazioni, dover fare ogni volta una ricerca, switchare le pagine per trovarla è un po' complesso. Passiamo ora dal punto di vista della fluidità. Questo telefono, dopo un wipe completo del sistema operativo, è tornato a livelli uguali o leggermente superiori alla 4.1. sinceramente già la 4.1 era a livelli eccezionali, quindi fare di meglio era difficile. Ho solo notato che qualche leggero rallentamento nella schermata di multitask. Questo perché? Perché in Android 4.2 è stata introdotta una nuova animazione. Come potete vedere, io adesso apro il menu impostazioni,
richiamo il menu impostazioni e questo viene ridotto. Questo non accadeva prima, l'animazione era differente, veniva chiusa senza questa riduzione nella tendina. Stessa cosa nella galleria, se faccio così mi viene ridotta e riportata in basso. Probabilmente questa animazione è un po' più pesante e dovrà essere gestita leggermente meglio. Per il resto noi adesso abbiamo un sfondo animato molto pesante, molto ricco, anzi ve lo faccio vedere meglio visto che è molto carino. Mettiamo un pianeta un po' più chiaro. Ok, con questa animazione sempre attiva e con tutto il wifi sempre attivo tutto il giorno, il 3G un utilizzo intenso, la durata della batteria è rimasta praticamente invariata. Questo, ripeto, sempre dopo il wipe. Prima del wipe i puntamenti del sistema operativo erano molto ma molto più consistenti. Altra aggiunta, la tastiera con metodo di scrittura a trascinamento. Per esempio, per scrivere ci basterà fare così. Vi dico già subito che a me personalmente questo sistema non è mai piaciuto, sempre meglio fare in questo modo classico e lo trovo sempre molto più veloce e preciso, mentre il sistema swipe, da molti inteso in questo modo, si appoggia troppo sul vocabolario interno del sistema operativo, quindi incorrere in errori è molto facile. Purtroppo, pur essendo tra i migliori della categoria, lo trovo limitante rispetto alla scrittura standard. Altro aspetto, il browser web. Utilizziamo Chrome, il browser ormai standard di Android. Chiudiamo tutto, andiamo su Nexus Lab. Chrome, che a livello di prestazioni praticamente rimane identico. Adesso sta caricando la pagina, sempre ottimo come navigazione, qualche leggero lag ma non più di tanto. Naturalmente il sistema operativo ha ancora qualche bug, è inutile negarlo, però alcuni bug come il sensore della luminosità impazzito noi non l'abbiamo notato. Potete vedere, funziona tutto molto bene. Andiamo a chiudere qualche applicazioncina e vi mostro come la fluidità è rimasta sempre ottima. Per quanto riguarda altre novità, volevo ritornare un attimo indietro alla lock screen, perché è stato tolto dal cerchio dello sblocco Google Now e la fotocamera, ma Google Now è possibile raggiungerlo attraverso questo tasto diciamo nascosto che c'è qua in basso. Si trascina verso l'alto e si va in Google Now. Teoricamente Google Now è stato rivisto nella sua intelligenza artificiale. Noi lo usavamo già prima per le indicazioni soprattutto di traffico utili. Lui memorizza le nostre abitudini, memorizza quando stiamo per andare via, quando finisce un determinato quando finiamo di lavorare, ci dice in quel momento quanto traffico è previsto lungo la strada. Per ora non abbiamo notato grandi miglioramenti. Le informazioni che ci dà sono più o meno sempre le stesse, già prima erano abbastanza accurate, ora dovrebbero essere un po' più precise. Per adesso non abbiamo notato grandi differenze in tal senso. Ci sono delle applicazioni che non funzionano ancora molto bene, tipo Firefox sul Nexus 7 l'abbiamo provato e va in continui crash. Purtroppo quello è dovuto allo sviluppatore che deve adattare l'applicazione in maniera abbastanza veloce.
Altro aspetto che volevo andarvi a spiegare riguarda il menu. Questo qua, la multiutenza. Multiutenza che in teoria sugli smartphone è stata disattivata. Perché? Perché Google pensa agli smartphone come dispositivi personali. Quindi sul Nexus 7 ci troviamo la multiutenza attiva, sugli smartphone come il Google, come il Galaxy Nexus è disattivata. Scelta apparentemente intelligente. Naturalmente ci sono mille modi per attivare anche la multiutenza sullo smartphone, non è un ostacolo insormontabile da superare. Ci sono altri aspetti molto cambiati. Un aspetto che sinceramente mi ci sono dovuto abituare usando il telefono come sveglia sono appunto gli allarmi. Allarmi che sono stati rivisti. Allarmi o orologio, adesso vi parto dagli allarmi perché è un aspetto che utilizzo di più. Se andiamo ad aprire e personalizzare la schermata degli allarmi, come potete vedere, la schermata è cambiata. Ora abbiamo questo tastierino numerico, in teoria intelligente, perché se io vado a scegliere 22, un attimino. Io vado a mettere 09, lui mi suggerisce già dei numeri che posso andare a digitare e degli altri in cui non posso, che non posso cliccare, oppure mi suggerisce già lo 00 o il 30 per le mezz'ore. Cosa comoda, secondo me a livello estetico un passo indietro, però a livello pratico un passo in avanti. Qua possiamo aggiungere più allarmi personalizzati, mentre se andiamo all'orologio, come potete vedere, anche qua abbiamo una schermata diversa. L'orologio pone sempre l'evidenza sull'ora e mai sui minuti, sulla data e mai sulla sveglia. Abbiamo anche il cronometro che in più ci consente di misurare i giri. Ottima cosa, questa è un'ottima aggiunta. In più possiamo anche condividere il risultato tramite messaggio Google Plus. Come potete vedere, possiamo fare questa prova e condividerla al volo. Scattare una foto, scegliere una foto. Vabbè, il social network di Google lo conosciamo bene. Altre cose, altre grandi novità non ne ho trovate. A livello di chiamate, messaggi, eccetera, la qualità è rimasta uguale, il telefono è quello, non ci sono altri ulteriori miglioramenti che si possono fare. Ho notato forse, ma devo ancora testarlo in maniera più pressante, il GPS un po' meno reattivo. Anche qua forse è un difetto di giovinezza, speriamo che con Android 4.2.1 questo migliori. Le novità che ci sono per adesso sono buone, sono ottime, non sono rivoluzionarie. C'è questa grande incognita, secondo me rappresentata dal cambiamento di stile della lock screen, che è un grande passo, può sembrare, ma questo avvicina un po' a Windows Phone, che propone questo aspetto come una delle feature principali, però Google e il team Android dovranno cercare di svilupparlo in maniera migliore, perché per adesso si ha tanta confusione e il metodo di utilizzarlo non è ancora funzionale. Ultima cosa, visto che ci sono, abbiamo qua una selezione multipla di applicazioni. Vi basterà adesso fare doppio tap su una di esse per aprirla e non fare tap e tap su solo una volta. Doppio tap e si aprirà. Spero sia tutto. Se avete domande, ci sono i commenti. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.